per essere venuti a nome di questa rete informale di persone, di cittadini che si sta confrontando un po' sui problemi della città. Ci siamo lasciati prima delle vacanze con 3 incontri su urbanistica e territorio e oggi affrontiamo un po' più nel dettaglio un problema abbastanza anche d'attualità, che è quello dell'edilizia pubblica. E, niente, ringrazio gli ospiti che sono intervenuti, e Gianni Boldrini, che è l'ex direttore delle case popolari, Stella Caldato, che è consigliere comunale per me, che lavora a Latte, Eugenio Giovanni, che è parte della consulta degli inquilini, e l'assessore Roberto Filippetto, che è delega urbanistica, un po' tutto. Questa sera ci interessa l'aspetto edilizio, naturalmente capire quali possono essere gli obiettivi dell'abitare alla luce dei nuovi problemi che anche alla crisi anche del welfare state che stiamo attraversando in questi momenti, ma soprattutto capire come questa cosa, questo bene pubblico che abbiamo ereditato un po' dalla nostra storia, no? Si stia un po' trasformando, si è trasformato naturalmente in un bene comune, perché ha creato quasi intenzionalmente una socialità diffusa, ha aumentato il capitale sociale della nostra città, e quindi non lo possiamo giudicare solamente da un punto di vista edilizio, ma dobbiamo anche considerarlo da un punto di vista sociale, ed è questo forse che è la materia che più preme a tutti noi, e per cui io comincerei con Gianni Boldrini. Il compito è quello di illustrare la storia di dell'Istituto per le popolari e successivamente dell'AIB che è stato costituito dopo la sua soppressione. E faccio una premessa che ci si rivelerà nei prossimi ragionamenti. La costituzione di una struttura pubblica dipende sempre da un bisogno che nasce dalla gente. L'ICT e anche l'AIB è stato costituito in quest'ottica. La storia di questo ente evidenzia quanto la sua presenza abbia segnato sul piano sociale e non solo la storia di Castelfranco. L'edilizia sociale di Castelfranco è iniziata nel 1907, quando alcuni pubblici e enti pubblici e privati, tra cui l'ospedale, la cassa di risparmio, la ditta ferre dei privati, diedero vita alla società anonima cooperativa per le case popolari di Castelfranco che nel 1911 costruì i primi 47 alloggi per lavoratori in Borgo Padova, zona in cui erano insediate le uniche fabbriche della città. Nel 1921, constatato che la casa doveva essere considerata un problema sociale e quindi soluzione pubblica, il Consiglio Comunale fondò l'Istituto Toro per le case popolari di Castelfranco Veneto, riconosciuto in ente morale, che costruì tra il 21 e il 23 i primi 4 fabbricati per complessivi 47 alloggi ed uno spazio cooperativo. L'avvento del fascismo segnò a Castelfranco una stagnazione dell'edilizia residenziale pubblica. I successivi eventi bellici recarono danni notevoli al pur modesto patrimonio dell'Istituto. Tali danni furono riparati subito dopo il conflitto mondiale grazie al contributo del Comitato di Liberazione e di un comodo contributo statale. Negli anni successivi l'attività di ICT fu incisiva. Subito dopo la guerra, l'Istituto, usufruendo dei finanziamenti messi a disposizione dallo Stato a favore dei senza tetto, costruì 56 alloggi in via Cavalletto e via Bordignon e numero 18 alloggi in Borgo Padova. Negli anni 60, Castelfranco ebbe un rapido cambiamento. Nacquero le imprese tessili di Porto Treviso, fu costruito il nuovo ospedale e la casa di riposo. Gradualmente la città fu dotata di scuole di ogni ordine e grado. La cittadina evidentemente rurale divenne centro industriale, commerciale e culturale, con una popolazione in rapido aumento. C'era quindi la necessità di recuperare vecchie zone degradate e favorire nuovi insediamenti abitativi per una casa proveniente da fuori città. Gli ICT, utilizzando i contributi dello Stato, la cosiddetta legge di eliminazione case malsane, negli anni 59 e 60 costruì 89 alloggi in via Aurito e via Massale, sono questi di questo quartiere, e negli anni 69 e 70 costruì 40 alloggi in lago Asiago.
Con questi interventi è stato possibile sgomberare gli alloggi fatti secchi, i borghieri, gli abruzzini ed altre zone degradate. Fu quindi l'avvento della legge Natasa e successivamente della Cesca. Leggi che utilizzando i contributi pagati dai datori di lavoro e dai lavoratori, dava la possibilità di costruire alloggi a locazione e arrestato. Con tale legge, dal 1953 in avanti, furono realizzati 150 alloggi a locazione e 70 alloggi a riscatto. Nel frattempo, l'istituto ha funzionato anche da stazione appaltante per le cooperative che usufruivano di finanziamenti in Acara e Gesta con la costruzione di altri 100 alloggi a riscatto. L'opera di ACP è inoltre continuata negli anni 55 e 70 con la costruzione di 261 alloggi popolari finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti con un contributo statale dell'1,4% in conto interesse. In parallelo a queste iniziative, l'Istituto ha sviluppato anche un altro programma, la costruzione di case a riscatto. Nel Veneto forte è sempre stata l'aspettativa di una parte della popolazione di una casa in proprietà, a cui il libero mercato per evidenti motivi economici non poteva dare una risposta. Negli anni 55 furono costruiti i primi 20 alloggi, con la legge 408, ma soltanto nel 67 il problema veniva affrontato nella sua complessità. L'iniziativa teneva conto di alcuni elementi fondamentali. La domanda di casa riscatto da parte di famiglie con due o più redditi che non potevano accedere all'edilizia sociale. Il trasferimento da parte degli assegnatari di alloggi popolari a locazione in casa riscatto, con conseguente maggior disponibilità di alloggi liberi a basso costo. La creazione di nuovi posti di lavoro, da sempre l'edilizia è stata trainante in tutti i settori economici. In quell'anno furono realizzate le prime 20 casette singole. Ad oggi le case di scatto costruite in condominio a schiera e nate singole superano le 400 unità. In carenza di finanziamenti pubblici negli anni 90, gli ACP pensò ad una particolare forma di intervento per disporre di nuove risorse, il recupero di centri storici, la vendita al libero mercato delle unità ricavate e l'impegno degli utili derivanti per la costruzione di alloggi per i meno abbienti. L'idea si concretizzò con il recupero di un vecchio fabbricato fronte mura di 32.000 metri cubi ex cartasse. Nel complesso furono realizzati 30 alloggi, 30 uffici e 23 negozi, oltre alla rasa e cantinole. Nell'immobile hanno avuto spazio alcuni servizi territoriali, l'ufficio postale, l'INPS, ora anche l'INAE, allora il giudice di pace, il settore civile e penale e un sindacato. Non tutto l'edificio è stato venduto, soprattutto la parte relativa ai servizi è stata data in locazione per ricavare rendite atte a bilanciare la gestione degli alloggi FERP cronicamente in perdita. Nel 1993 lo Stato, per reperire i fondi per la costruzione di alloggi di edilizia sociale e per la manutenzione degli alloggi popolari, ha emanato la legge 560, che obbligava tutti gli enti a mettere in vendita agli assegnatari almeno la metà degli alloggi di proprietà costruiti col contributo dello Stato. L'ACP ha provveduto ad attuare tale piano con uno scadenziale di 5 anni predisposto dalla Regione. Nel totale sono stati ceduti 180 alloggi. Il 97 fu particolarmente importante per l'edilizia residenziale pubblica in Castelfranco. La legge edilizia del 96, riguardante il riordino degli ACP del Veneto, con la trasformazione dei medesimi di ACP ATER, all'articolo 21 prevedeva la soppressione degli ACP comunali, compreso quello di Castelfranco, e la possibilità di costituire a livello comunale un'azienda per la casa. La politica locale obbligava a pensare su due piani, su più piani. Primo, l'attenzione alle necessità di chi è più in difficoltà, maledetti meno abbienti, la famiglia, giovani coppie, disabili, anziani, singoli, stranieri. Il miglioramento della qualità della vita alloggiativa nei alloggi pubblici. Un monitoraggio, lettura e interpretazione della realtà locale con disponibilità di interpretare ruoli ed iniziative diverse, ampliamento del territorio di intervento, collaborazione con agenti pubblici e privati, gestione dei servizi per la casa,
stazioni appaltate per la costruzione e gestione di edifici pubblici. In ultimo, la costituzione di un ente snello capace di interpretare le suggestioni di qui sopra, fortemente operativo nella realizzazione dei programmi, collegato con le autonomie locali e la realtà del territorio. Il Consiglio Comunale di Castelfranco ha recepito tutto ciò con la delibera numero 67 del 97 e ha costituito un'azienda speciale facendo subentrare a tutti gli effetti alle commissioni che la spesa attuale ha eletto. La nuova azienda iniziò immediatamente la sua attività costruttiva e usufruendo di contributi in conto interesse della legge 457, costruì in Borgo Pardo e via Conco 72 alloggi, di cui 57 destinati al riscatto e 23 alla locazione, e in più due negozi e una sala pluriuso per la comunità del quartiere. Successivamente altri 20 alloggi al riscatto con la medesima legge sono stati costruiti in via Enneo. Nello stesso periodo l'azienda, utilizzando aree e zone di completamento messe a disposizione dell'amministrazione comunale, ha costruito 7 alloggi di scatto a Schiera, 6 alloggi in locazione in Sant'Andrea, 10 alloggi a Schiera e scatto in Campivo e San Floriano e 5 alloggi a locazione in condominio di Via Como. In accordo programma con il Comune di Castelfranco Oriente, l'azienda ha partecipato anche a 3 concorsi emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previsti dal decreto del dicembre 2001. Il primo concorso alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000 prevedeva un contributo a fondo perduto per la costruzione di alloggi a favore di anziani autosufficienti. In tale occasione il Comune ha messo a disposizione a titolo gratuito un'area di 5.000 metri quadrati in zona centrale in Borgo Treviso. L'esperienza di progettazione fu particolarmente positiva perché ha visto la partecipazione attiva degli anziani che assieme ai servizi sociali del Comune hanno collaborato con il professionista per la stesura del programma costruttivo. Il progetto è stato finanziato ed in fase di realizzazione. Nel secondo concorso, programmi innovativi in ambito urbano e 20.000 alloggi in affitto, l'azienda è stata assegnataria di un contributo in conto capitale di 1.620.000 euro. Questo finanziamento è stato localizzato per il recupero di circa 18.000 metri cubi in via Canaletto, a ridosso del centro storico, che prevedeva l'abbattimento dei 56 alloggi esistenti e la costruzione di 53 alloggi e 12 unità da destinare a uso commerciale e direzionale. Nel concorso contratto di quartiere 2, l'azienda non è stata finanziata. L'azienda nel suo programmare è stata particolarmente attenta anche alla riqualificazione della città, intervenendo sui quartieri che bisognavano in un livello urbano. Per questo si è messa in collaborazione con il Comune di Castelfranco per riqualificare la zona di via Noito e via Massala, prevedendo un nuovo assetto viario, la realizzazione di una nuova zona verde, posto macchina, un fabbricato polivalente per attività culturali e sociali e la costruzione di 2 nuovi condomini per complessivi 16 alloggi. Restaurare un vecchio edificio del 1600 con ruolo e piazza in Sant'Andrea Orene, in cui ricavare 5 unità immobiliari e un centro culturale per la frazione. In più recuperare parte del centro storico della frazione di Campigo con la ricostruzione di un vecchio fabbricato per complessivi 5 alloggi, 4 negozi e la realizzazione di una piazza fronte chiesa. Inoltre, nell'ottica di intervenire anche nel territorio al di fuori di Castelfranco, l'azienda ha sottoscritto accordo programma del Comune di Resana e ha realizzato l'ufficio postale di Resana assieme ad altri 3 alloggi. Per ultimo, l'azienda con duplice scopo di recuperare il centro storico e di ottenere utili per la costruzione di alloggi popolari, ha intrapreso una nuova esperienza partecipando a un accordo programma con lo SLOP e con il Comune di Castelfranco Veneto, con l'acquisto di un vecchio convento delle Clarisse in via Cazzaro, sito a ridosso di lungo di circa 28.000 metri cubi, ove ricavare unità immobiliari con destinazioni residenziali, direzionali e commerciali da vendere. Ancora una volta si è tentato di intervenire nel libero mercato immobiliare per ricavare utili da destinare all'edilizia residenziale pubblica. Era l'anno 2005.
ad oggi nessuna iniziativa è stata intrapresa in merito. Oltre all'attività costruttiva, prima di ACP e adesso Reti, sono stati impegnati nella gestione del patrimonio, sia dal punto di vista amministrativo che manutentivo. Il canone degli alloggi viene determinato in relazione al reddito degli assegnatari, per cui attualmente viene effettuata la verifica dei contratti di ogni famiglia. L'AIP provvede inoltre a verificare annualmente la composizione del nucleo familiare per prevenire possibili pregiudizi. L'azienda gestisce inoltre per conto del comune, tramite convenzione, 36 alloggi di locazione, la legge 1096 relativamente alle assegnazioni, punteggio preliminare degli alloggi ERP, l'ospitalità, l'ampliamento del nucleo familiare e le decadenze. Gestisce inoltre l'articolo 11 della legge 481 relativa alla erogazione di contributi statali a favore dell'inquilinato privato. L'azienda gestisce inoltre servizi di riscaldamento di fabbricati dotati di impianto centralizzato, di ascensori, di forniture di acqua potabile laddove è contrattato il comune, di illuminazione valiscale e porticati, delle zone verdi. Questa è la storia dell'azienda, dell'IACP. Ma quale sarà la storia futura? Il ragionamento non può essere limitato a un discorso contingente e epidermico. Il problema a casa non può ridursi alla sola manutenzione degli alloggi, problema importante, ma in parte anche superabile con l'utilizzo di fondi del 560, vendita degli alloggi. Il problema, visto in ottica politica, è chi fa politica sa che bisogna ragionare almeno in termini dei prossimi 10 anni. La soppressione di un ente, come si è detto da qualche parte, per anni strumento principale del comune per la soluzione del problema dei bisogni abitativi, le fatte testimonianze di fatto che complessivamente sono stati costruiti 1500 alloggi di edilizia pubblica da questo ente, e il passaggio a una semplice gestione del patrimonio all'altra provinciale, tutto da dimostrare che la nuova forma di gestione sia migliore, significano rinunciare a far politica per la casa, dimenticare le necessità della gente comune, limitare il problema ad un fatto solo amministrativo. Allo stato attuale, penso opportuna una rivisitazione della situazione, alla luce delle motivazioni che avevano portato alla costituzione prima degli ACB e poi della RP. Vedere quale può essere anche un nuovo ruolo della RP, al servizio della realtà locale, magari in fusione con altri enti, vedi l'idea di Trento diventato braccio operativo per tutte le attività costruttive e manutentive della provincia. Tale ente potrebbe, tra l'altro, diventare di supporto a quegli enti che, costituiti per finalità sociali e culturali, non hanno una propria struttura tecnica per la costruzione e la manutenzione degli edifici. Si diceva all'inizio che un ente viene costituito e rimane in vita se c'è bisogno della gente. Il bisogno c'è. Basta guardare le liste di attesa per le assegnazioni. Si tratta di trovare persone che sentono il problema, che si impegnano e abbiano progettualità e imprenditorialità. Che non succeda che per le difficoltà di affrontare il problema non si elimini il problema con la soppressione dell'ente.